già vindanno, cado ma stai lontano, terra mia, campo a sciana, ricca di povertà, ratan rendo cura, tengo una cosa amara, e mi pare cancia cara. Stasera sono non in veste di presidente della Polifonica Montorti, almeno per quello che riguarda la tradizione campobassana, ma in veste di amante assoluta della città di Campobasso e come tutore della regione Molise per la storia della tradizione campobassana. È una delibera di giunta che mi ha offerto gentilmente l'ex presidente Donato Toma, ma che l'attuale presidente Francesco Roberti mi ha rinnovato, e sono stata molto contenta di questo rinnovo, perché poi insomma 4 anni passano, però ora altri 4 anni saranno a disposizione magari della nostra storia, del nostro essere. Le cartoline. Innanzitutto questo è un progetto che spiego, ma veramente brevemente. È un progetto di 10 quaderni. Io e la signora Maria Pia Nichetti, che cura la parte grafica e io curo chiaramente la ricerca storica, abbiamo deciso di omaggiare Campobasso e Molise con delle cartoline, delle vedute e soprattutto le attività che non ci sono più in città. Chiaramente una Campobasso che in realtà non c'è più, ma un Molise che non c'è più. Noi abbiamo iniziato con questo quaderno di Campobasso, seguirà un altro quaderno di Campobasso che però si occuperà della storia del convitto nazionale, che non è una storia conosciuta, perché il convitto nazionale è stato in realtà, buonasera rettore, precisa, come ho detto convitto nazionale? Perché in realtà la storia del convitto è una storia che viene da lontano e non ben conosciuta, se non per la forma estetica e storica, e veramente come scrigno di un enorme patrimonio storico-artistico, non solo del Molise ma d'Italia, perché è uno scrigno di artisti, di scultori, di lavoratori del legno, di ebanisti che provenivano dall'Italia, non dal Molise. In realtà il convitto nasce in un restauro con una donazione, e mi fermo qui, perché poi nel secondo quaderno vi verrà spiegato tutto sul convitto, chiaramente chiedendo il permesso alla padrona di casa, che è il rettore, e verrà studiato, quindi verrà studiato come si deve, non nel senso che ora non lo sia, nel senso che ci sono cose che una famiglia di un paese in provincia di Campobasso mi ha dedicato con delle notizie molto antiche e veritiere, con dei documenti di lascito, per cui poi parleremo quasi interamente del convitto della Banca d'Italia e poi di un altro edificio che stiamo scegliendo, però insieme poi a questi 3 enormi patrimoni che ha il Molise, ma soprattutto Campobasso, continueremo con le cartoline e con le vedute. Chiaramente poi ci occuperemo dei paesi limitrofi, quindi Baranello, Busso, Vinchiaturo, il Matese, delle Menarde, quindi Trevento, Conia Volturno, dell'Alto Molise, quindi i Gioielli, Agnone, Passogirati, Carovilli, Capracotta, Rio Nero. Noi, il Molise ha dei patrimoni veramente importanti, e l'unica cosa che li ha, l'unica no, ma insomma una delle fondamentali battaglie che anche non volendo i fotografi sono riusciti a vincere è stata quella delle cartoline. La cartolina era l'unico vero testimone del turismo. A
alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, ma fino agli anni Sessanta, era la cartolina che faceva turismo, era il manifesto che faceva turismo, non c'era tutto questo che c'è ora. Voi pensate il titolo del quaderno, Un saluto da Campobasso. Nel saluto non c'era quei ciao saluti, ci vediamo, non c'era l'SMS, non c'era WhatsApp, c'era l'affetto, la scelta nel tabacchino di girare quello strumento delle cartoline per un quarto d'ora, 20 minuti per scegliere quella che più potesse essere bella e rappresentativa per la città e per chi doveva ricevere la cartolina. La veduta. Ora noi abbiamo Facebook, Instagram, quindi uno fa la foto, il tramonto, la luna, ci sta, va bene. Ma la veduta in fotografia, con scritto sotto Campobasso, metri 720, era tutta un'altra storia. Ora noi giriamo, lui girerà mano a mano, mi aiuta Mirko Attezza. Voglio presentare innanzitutto chi mi farà compagnia, e sono Mirko Attezza, conoscete, è uno scrittore importante, la professoressa Di Armanio, che reciterà poi una delle poesie del padre, forse la più rappresentativa della serata, che è Cartolina e Campobasso. Come vedete, anche la storia della poesia e della musica si avvicinava al turismo. E poi la nostra attrice, che è Patrizia Civerra, che reciterà una delle poesie, anche questa delle più belle, è Campobasso come uno guardante, da Nina Guerrizzo. E poi su Nina Guerrizzo se ne dovrà parlare, perché è stata una delle poetesse più importanti e più sentimentali di Campobasso, ma che dobbiamo far conoscere un po' meglio ai nostri testimoni di Coio Viventi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per questa bella raccolta di cartoline che raccontano un po' com'era Campobasso. Ed è importante, adesso noi siamo proiettati tanto in quella che è l'innovazione, in quel futuro, costruire, ristrutturare, però non possiamo dimenticare le radici e la storia. Io ho insegnato tanti anni storia, quindi per me è importante ed è fondamentale che tutti i campobassani e i molisani in genere conoscano la propria storia, e la storia è fatta anche attraverso le immagini dei luoghi. Stiamo cercando con tutta l'amministrazione proprio di far rivivere il centro storico, proprio per questo motivo. In queste due serate che noi abbiamo organizzato nel centro storico, ho sentito alcuni anche amici di Campobasso che mi hanno detto: mamma, quanto tempo che non venivo qui al centro storico, ma sai, questa strada, questa stradina, io non me la ricordavo, forse non ci sono mai stato. E allora è importante questa riscoperta, perché se non riscopriamo... Con questa bellissima poesia del papà apre chiaramente questa serata di cartolina. Senza tralasciare un testimone vero, perché guardate che se Campobasso nel Molise non avesse avuto l'almanacco del Molise, noi non avremmo conosciuto davvero che cosa succedeva sia nel passato che nel presente, che ancora ci appartiene. Quindi personalmente saluto Fabrizio Nocera, che mi è venuto a trovare con una sorpresa per me veramente gradita. È un onore, perché il tuo papà era uno dei membri del centro di studio e ricerca della tradizione della canzone popolare di Campobasso, del quale io sono direttore, Letizia Bindi, la professoressa Letizia Bindi è presidente. Quindi grazie davvero, e grazie per quello chiaramente che il tuo papà ci ha lasciato, che un po' c'è anche in questa raccolta, ma come era doveroso che fosse. Grazie. Grazie per l'invito. Cercherò di leggere come avrebbe voluto Tonino, il mio papà, insomma, speriamo che
Mi guidi. Campoascio, paese mio, fatta da tinta grigio, da torre antica e dark, da scala e da scalella, da rue e da carriella, da via stretta e via larga, da piazza, da albero, da giure e da giardina. Campoascio, paese mio, goppa la mura della casa tua, se mi ferma a me, i pozzi legge fatte vecchie e nuove, come un libro aperto, composte manifeste da tutte le colore, rosso, giallo, celeste, per le cose che ho allievo, e scure, per le triste. Paese mio, né grossa assà, né tanta percerilla, se non si che una mitta adduserà, ma accarezza il cuore, lo suono d'oro e tutta la campana, a distesa suonata, mischiata a mille voci da guaglione, che mo so scapolate dalla scuola. Campoascio, paese mio, se cacca e vota riparto, e da te ma lontana, e come se l'assassa a mamma me, tanna, se chiude l'occhio in un momento, i rivede il mondo e il castello, e entra la nuvola verde, sotto ad un cielo bello, e non richiama dolce i sente dentro all'anima. Aiutati, fa subito, arriva! Grazie alla voce meravigliosa e tremida di Lia, che chiaramente ha recitato il papà. Io invito chiaramente voi che state qui e la gente che magari poi ci ascolterà sicuramente a questa... che per loro, ognuna delle loro, era quella giusta. Santa Antonella, no, no, è la mia. Quelle Santa Paola, no, no, è quella di Santa Paolana. Sembrava come fossero veramente posti totalmente diversi. Invece era Campobasso. Torino Armagna era della Chiena, quindi sentite che strettezza dialettale che c'era in questa poesia. E ora tocca alla musica. Non ho scelto volutamente la musica della tradizione campobassana, ho scelto un maestro della chitarra, ho scelto un ragazzo che conosco da ragazzo, ho scelto un chitarrista fine, cioè quasi dicevo fine, un chitarrista di quelli che secondo me è importante. E allora, prima del colloquio scuola famiglia, deve presenziare della prole, ci farà ascoltare uno dei suoi magnifici brani, e Isidoro Núñez. Un brano della tradizione chitarristica che chiunque abbia toccato la chitarra qualche volta nella vita sicuramente avrà conosciuto. La bellezza di questo brano sta nel fatto che non si sa chi l'ha scritto, è di un anonimo, il titolo è Giochi proibiti. Per l'udito, però non l'allegria, perché dopo
difficile di iniziare. Un saluto dalla Regione Molise, è un piacere e un onore, soprattutto perché il dottor Confelice e io ci conosciamo da bambini, quindi per me, io conosco tutto da bambino, non so, mi succede una cosa tra tutti lo conosco da bambini, però la verità non c'è, perché mia mamma e sua mamma, mia mamma ha avuto una sola amica, non è come me mia madre, io sono mio padre, invece mia madre è una persona molto chiusa, molto discreta e aveva veramente un'amica sola che era la mamma di Fabio, per cui siamo cresciuti insieme, perché mia mamma e la mamma erano veramente legate. Però adesso, come delegato alla cultura, un saluto ce lo deve fare il dottor Confelice, Fabio Confelice. Grazie a tutti, è una grande emozione dire qualcosa, soprattutto dopo una poesia così bella, un brano così affascinante, insomma, veramente complimenti pure per questo momento musicale. E volevo ringraziare Rosa per questo invito e per aver ricordato le nostre comuni radici familiari che hanno visto una lunga e duratura amicizia tra i nostri genitori. Bene. L'idea avuta da Rosa, questa raccolta di cartoline, come non appena me l'ha spiegata sono rimasto veramente folgorato, perché le cartoline rappresentano una forma antesignana di promozione dell'idea del turismo in un'era in cui la digitalizzazione è in serata. Posso prendere 30 secondi su questa foto che casualmente è rimasta sul telo. Questa è la fotografia del gruppo di San Giuliano del Sannio all'arrivo a Campobasso della festa dell'uva. Ora, io sono come al solito sempre abbastanza disturbatrice, insomma la professoressa Fradacci sa già quanto io vada a pungerle ogni tanto la pazienza. Però in realtà la festa dell'uva, nata nel 1924 a Campobasso, è stata la prima festa dell'uva. Subito dopo è iniziata la famosissima festa dell'uva di Riccia, che a differenza di quella di Campobasso perdura. I tre carri vincenti di Riccia per premio venivano a sfilare a Campobasso. I carri a Campobasso erano dai 120 ai 140 e venivano con i buoi, venivano con i cavalli. Solamente negli anni 70 hanno cominciato a barcare poi i confini con i trattori. Questo è uno solo, come vedete, un solo gruppo folcloristico, ma poi più avanti credo che ne ho messi altri. Questa è una fotografia di Trombetta che per fortuna ha fotografato tutti i gruppi folcloristici che partecipavano a tante di queste manifestazioni, perché Campobasso era l'Enal, era Tabasso, era presente l'Enal, era festa del folklore internazionale, del folklore, era la bella in costume, i 150 gruppi folcloristici che partecipavano e poi tra i quali veniva estratta la più bella in costume. Ora non sarebbe possibile perché siamo tutte belle, poi cominciamo a fare ma perché che le più belle me, ma perché che le finiamo a litigare, invece in quel periodo si accettavano i giudizi, le critiche, e perché no, anche la bellezza di un costume, di un paese, di un territorio rispetto a un altro. Ricordate che il periodo della Sagra del Matese, ora l'unica testimonianza della Sagra del Matese attualmente, a parte il filmato dell'Istituto Luce che è visibile su YouTube, però è l'opera di Roberto Musa che è presente nell'aula magna del Mario Pagano del Convitto Nazionale.
Guardare quell'opera vi fa rendere conto dei paesi che lui si è perso, Gallo-Matese, Casalduni, ne abbiamo persi di paesi, Morcone, Santa Croce del Sannio, ma ne abbiamo persi anche dall'altra parte. Il territorio è importante e Campobasso era il punto dove tutto si festeggiava. Si festeggiava l'uva, si festeggiava il grano. Poi vediamo, nel libro c'è la prima festa del Molise, la sagra, è a Campobasso comunque. Va bene, proseguiamo perché adesso l'ho vista e quindi è anche giusto che si sappia che Campobasso ha avuto la più bella festa dell'uva, che è durata fino alla fine degli anni Ottanta, fino a quando è uscito il carro del dopolavoro ferroviario, che si chiamava l'Elisir del Ferroviere, con un ferroviere vero a 7-8 metri dal carro. Queste erano tutte persone arrampicate, e dove vinse il carro di cacciapesce, con la fontana perfettamente ricostruita in legno, e vinse il primo premio. Ma allora era una faida, le contrade erano veramente le contrade, cacciapesce, Mascione, il feudo, limiti inchiusi, contrada accese, erano il tessuto della città, era dove si festeggiava la trebbiatura, la festa dell'aria, dove è nata la Maidunata, a parte Gambatesa, lasciamo Pietracatella e Gambatesa, perché mio padre era di Gambatesa, per cui non si poteva ragionare della Maidunata di Campobasso, ma Mascione è rimasta. Mascione va a Capodanno nelle case e recita la Maidunata Campobasciana, ma non la sappiamo nemmeno noi, ma loro sì. Quindi, come vedete, Campobasso ha avuto tutto quello che c'era. Il primo campanaro è stato a Campobasso. Ora il dottor Marinelli ci può, insomma, lui è l'erede della più grande fonderia, secondo me, che c'è in Europa, ma non solo. Però Campobasso c'aveva anche questo, una campana suonata, sta in una cartolina illustrata che poi magari non so se l'ho messa qui o se sta solamente nel libro, però adesso finiamo di parlare e ascoltiamo Mirko Attesa, che recita una poesia cantata e scritta dal colonnello dei carabinieri Achille Vendemmiati. Achille Vendemmiati era chiaramente nato a Campobasso, però è stato per 20 anni colonnello della compagnia dei carabinieri dell'Aquila. Noi abitavamo al terzo piano e lui abitava al quarto, e lì Armagno abitava di fronte, la via era una strada piena di folklore. Achille fece sentire questa canzone a mio padre, e mio padre la iniziò a musicare, a concertare con il maestro Fornaro e con la Polifonica Monforte. Ma secondo me resta una delle poesie, anche senza musica, più belle e nostalgiche che Campobasso possa vantare in qualsiasi raduno folcloristico compaia. Mirko Attesa, io volessi tornare a Achille Vendemmiati. Mo so quasi quint'anni che tu mi stai lontano, terra mia campobasciana ricca di porta. Alla tranne, in tuo cuore, te che una cosa amara mi pare che un ciacchera a rire e a pazziare. Una nostalgia sottile, facendomi dispietta, ma se ne scegne in piedi e chiagnere mi fa. A dose era sta voce, se stanca da Luca, io voglio ritornare a Campobasso. Rivedere la fontana, la chiesa Benedetti, la bocca che concetta, zoletta fa lasciare. Una nostalgia sottile, facendomi dispietta, ma se ne scende ambiente e chiagnere mi fa. Addosso questa voce, non si stanca da Luca. Io voglio ritornare a Campobasso, ma che ci ho fatto Torino, ma che ci ho fatto Milano. Se sto cuore in campobasciano, confronto, non ne fa. E comunque, non giaccare, non giaccare.
Giancara, grazie mia Vanessa che si presta a questa mia violenza psicologica di farlo recitare ogni volta che faccio un festival. Mirko deve dire, Mirko mi dice di sì per affetto, però davvero lui è uno scrittore di libri noir, un grafico, tutto sarebbe fuorché recitare il Capo Passato, quindi per me è un piacere. Ma non Giancara era proprio difficile, Giancara era difficile, obiettivamente. Perfezione, un esiste. Patrizia Cerra e Campuas Cubano Guantaglia di Nina Guerrizio. Ogni modo per descrivere Campobasso. Io non ti faccio i complimenti perché questa veste mi piace molto. Grazie, sei proprio brava. Sei brava, poi tante cose noi non le sappiamo, tutte queste cose che dite. Allora, Campuas. È Campuas come le montagne, che ho posto delle piume, dei giardini, pestecca, cacche via, cara saglia lunga, scalina per scalina. La cima, tu lo vedi in lontananza, stanno vecchie castelle, e là, vicina, perché la fede avvenge la costanza. Lo commento e la chiesa cappuccina. Guardano e somigliano, Ferrazzano a quelle punte là. Cerce Maggiore, San Giovanniere e arriva Limosana. E quando un sole coccia e l'aria è bella, non solo la montagna frocerona, ma un mare azzurro e pure la Maiella. Patrizia fa dei libri, Patrizia è davvero, insomma, la toglie da noi, ma lei è veramente... Il mio maestro è stato Tonino Armando, per 30 anni. Campo Bassano. Ora, dietro, di fronte a voi, c'è il Grand Hotel del Greco. Nel prossimo quaderno io dedicherò, insomma... Io e Maria Pia Minichetti, chiaramente io vorrei un applauso per Maria Pia Minichetti, che sta lì, che so che lei è stata grafica, è stata la persona che ha impostato tutte le foto in modo da essere quelle che sono su quel quaderno, molto, molto carino e molto particolare, che sa più di quaderno che di libro, perché non c'è scritto nulla, la particolarità di questi quaderni, che io non sono una scrittrice, ora so che anche uno scrittore, non ho l'età di essere una scrittrice. Io ho frequentato il liceo artistico, ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti, ho frequentato il Politecnico di Milano come grafico pubblicitario e ho frequentato e ho preso la laurea in storia della letteratura antica e moderna con l'indirizzo storico-artistico, semplicemente per fare un dispetto a mia zia Giovanna, che era professoressa di lettera classica, che diceva con mio padre: ma che laurea stai facendo prendere a tua figlia? Tutti questi soldi, che è sta accadendo delle belle arti? Allora, siccome mio padre era molto più buono di me, molto più resiliente, io contemporaneamente all'insegnamento mi sono laureata anche in queste lettere, così ho detto, beh, sì, ma comunque non l'ho mai utilizzato perché sono fondamentalmente, credo e spero di essere un artista di pennello. Per cui sul libro non ho scritto nulla, c'è scritta una frase di Alfredo Bongusto, de U prima trema, ma io me la voglio ritornare proprio come la vedete, è la festa un paese, che è un'altra poesia del grande Tonino Albano, ma una frase, perché più di quello che si vede, io non credo che si debba descrivere, almeno per quello che intendo io come quaderno di cartoline. Il Grand Hotel, come vedete, ormai è il palazzo della RAS, un albergo importantissimo, Grand Hotel fino a prima del ventennio, perché poi l'ha dovuto cambiare in grande albergo del Greco, perché hotel non era una parola italiana. Per cui nel libro ci sono sia la fotografia col Grand Hotel che quella con Grande Albergo.
mi sono state fornite dalla signora Beffa del Greco in Potito, che è una delle amiche più importanti delle mie zie, vado con una raccomandazione, queste cose, che meno male che insomma, la famiglia Socci è molto allargata e conosce meno male tutti, per cui la signora Beffa mi ha dato delle foto degli interni che poi vedrete, degli assegni molto belli che però poi saranno nell'altro quaderno. Vi volevo solamente dire che gli alberghi di Campobasso, questo era uno forse degli alberghi più belli del centro sud, era stato un albergo molto importante quello della famiglia del Greco. Proseguiamo, sì molto, ma poi se lui scorre ci sono degli interni. No, vai, questo è davanti al convitto. Questo è qui loro, è tutto il personale davanti al ristorante dell'albergo del Greco, come vedete dietro la pensilina. Vai avanti. Questo è l'interno, vedete? È l'interno della scalinata che porta alle stanze. Questo è ancora Grand Hotel, sì. Vedete, eccoli qua, questi erano gli interni, guardate che eleganza, guardate lo stile Liberty originale, bellissimo, che aveva questo albergo che insomma poi, vediamo avanti, allora dobbiamo andare indietro. Che c'erano e che ci sono, però noi, io sono in possesso poi di foto, scorri dietro, in possesso di foto che poi qui per esempio il grande albergo, è tolto l'hotel, perché così doveva essere insomma alla fine, e scorriamo un po' dietro così, vai dietro, completiamo. Dai, questa è la chiesa, questa l'ho messa perché è una foto di Alfredo Bongusto che frequentava il Mario Pagano, il liceo classico Mario Pagano, che è un passo con mio zio Ludovico, il fratello di mio padre, che era, poi loro erano compagni di scuola, poi lui è diventato il manager di Alfredo e insomma sono stati amici fino alla morte di mio zio, che è stata anche abbastanza prematura. Dai. Questa è una delle cartoline forse più antiche di quelle che abbiamo, vai, scorri. E questo è il famoso, la casa degli orfani di guerra, che ora è il conservatorio. Questo è bellissimo perché Campobasso vicino a Vittorino Cannavina magari ci fa ricordare e conoscere perché via Cannavina si chiama così, magari Vittorino Cannavina è stato un personaggio importante di Campobasso, almeno un volano importante per la politica. Vai dietro, questo è l'interno del teatro Ariston, che non esiste più, e questo è l'Ariston in una bellissima immagine di sera e di giorno. Questo è il monumento che conosciamo tutti, ma e ci fermiamo qua. Allora, questa è stata una bella serata, siamo stati tutti insieme, e poi vorrei una parola da Fabrizio proprio su quello che è stato raccogliere poi insomma alla fine le immagini nelle quali lui è cresciuto. Io ho Campobasso Felix, che è un libro bellissimo che parla, messo da basso, con l'autografo del padre, che per me è veramente come se io avessi davvero una cosa preziosa, ma lo è, non è solamente, è davvero prezioso, e credo di avere quasi tutti gli almanacchi alla fine, perché insomma le mie zie abitavano nel palazzo, dove abitava il papà, insomma, la mamma, e quindi ho tanto bel patrimonio del signor Nocera che ci ha lasciato. Questa è stata una bella serata, spero che poi ci rivedremo presto, magari per parlare ancora dell'altro quaderno dove ci saranno il Grand Hotel del Greco,
dove ci sarà il Convitto Nazionale Mario Pagano, dove c'era la Banca d'Italia, che contiene Diodato e Dirisio, insomma contiene opere importanti, sempre tramite fotografie di trombetta, questo, almeno per quello che riguarda Del Greco e la Banca d'Italia, ma anche qualcosa del Convitto, spesso era trombetta, e se non era trombetta era Chiodini. Io vi lascio con, così libero, Isidoro, che sono le 18:22 e il colloquio sta per iniziare, con una poesia di Michele Boldrini. Campobasso dedica un premio di poesia dialettale a Michele Boldrini. Ma forse pochi sanno che questa canzone, che la Polifonica Un Forte canta da 30 anni, è scritta da Michele Boldrini ed è musicata dal maestro Aurisano, e parla e descrive il monumento nostro per eccellenza. Tutti quanti chiama questo che vedete, si chiamava Monticelli, non il Monticelli, si chiamava Monticelli. Poi ormai si chiama, andiamo sui monti, andiamo al castello, al santuario, ma il luogo si chiamava Monticelli. La poesia si chiama Vecchio Castello. Io vi lascio con questa poesia, augurandovi e augurandomi che Campobasso resti o torni quantomeno importante nelle immagini, così come dovrebbe essere nel cuore. Però finita Vecchio Castello, l'assessore, la professoressa Adele Faracci, che si occupa della pesante cultura campobassana, pesante, perché Campobasso ha tante sfaccettature di cultura, ognuno vuole il suo passaggio, il proprio passaggio, si bussa. Ma io in effetti così, e allora è un compito difficile. Io vi lascio personalmente come Rosana Resocci con questa poesia, e poi concludiamo con le parole della professoressa Adele Faracci. Vecchio Castello, stavolta sono tornato solo sulla, mentre la sera chiara chiara cala, da rama a rama lo cartella vola, l'unida fatta in cima a lo pigliola. Che sta montagna bella era una volta, ma è tutta sfregiata e martoriata, se la sono venuta da due soldi appena, tanta bellezza che prezzo non deve. Ma faccia un turrone e guarda basso, se viene spariata Campoasce, da Sant'Antonio a bassa di quartiere, se viene nella villa, di quartiere, se viene nella villa in lontananza, e c'è sta chi non dè la crianza, la stanza. Ma grazie a Dio c'è sta l'aria buona che fa cambiare le bestie e le persone. Volesse la tornacola non forte, che tutte quelle che teneva a corte, ne sa picciuna che fanno cru cru, antenna, pale fila da TV. Michele Boldrini. Bravo. È una canzone polemica, ma sia polemica, capite perché, però secondo me è l'inno più bello che c'è al nostro Vecchio Castello. Questa serata bellissima, ringrazio il rettore, nella persona della professoressa Rossella Gianfaglia, che con pazienza, tipo Mirko Attesa, mi omaggio della sua presenza anche in momenti di colloqui, però insomma io credo che sia una delle figure più importanti del Molise per quello che riguarda la storia, è la castellana, il rettore di un castello, di un vero scrigno di arte e di storia. Io ho insegnato 26 anni al liceo artistico Manzù, io l'ho frequentato, che si chiamava Michelangelo, il mio liceo,
poi è diventato Manzoni, non so perché, Trevisoni, Scaranda, eravamo tanti. Io poi, quando sono entrato, avevo insegnato 7 anni a Termini, per cui quando sono tornato avevo già apparecchiato sta tavola di Manzoni, che senza nulla togliere, ma quantomeno noi già, ma non è che sono stati, però Trevisoni è stato uno dei più grandi affrescatori della sua epoca. Marcello Scarano ha fatto parte della scuola romana con Caprogossi, con Bafai, con Rafael, ma è Scipione, e lasciamo stare. Ma chiunque, perlomeno 10, Paolo Gamba, ma no, Giacomo Manzoni, vabbè. Io ho insegnato 25 anni al liceo artistico Manzoni, le discipline pittoriche, e questo è il terzo anno che insegno al Convitto Nazionale Mario Pagano Storia dell'Arte. Però vi devo dire, mio malgrado, che io mi sento più artista a insegnare storia dell'arte in una struttura che mi parla di arte ogni giorno. Quindi per me è un dialogo continuo anche passare da un corridoio a un altro, di dove ci vuole la bicicletta per una pigra come a me, che io appena devo usare le scale, le docce, oltre in cappella scendo, perché io insegno, faccio lezione anche nella cappella e anche nell'aula magna, che forse per un insegnante di storia dell'arte è davvero il posto più consono per insegnare quella materia. Però immaginate da me, sale, scende, e nonostante la fatica fisica, io dialogo ogni giorno con quelle mura, anche solo con un soldato che era stato convittore, cioè Calogero. Io, ma guarda Calogero, c'è Calogero, quasi bello, e me ne vado a fare. Perché è così, il rettore lo sa che io sono così. Però davvero c'ho i giovani proprio belli. Ora, per lasciare, io salutiamo tutti insieme il maestro Nunez, che se no si conosce. Invito l'assessore alla cultura a concludere questa bellissima serata piena di persone. No, Antonella, non deve andare. Becca tutti. Anche se rimanete fino alla fine, perché becca tutti. Io cosa dovrei aggiungere? Intanto è stata, grazie Rosa, è stata una bellissima serata, piacevolissima. Tra l'altro Rosa, diciamo, è Campobasso, è copulativamente Campobasso in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. In realtà non è lei che bussa, devo dire che nel momento in cui sono diventato assessore alla cultura di Campobasso, bussando io da Rosa. Perché è evidente, anche con riferimento all'assessorato al centro storico, ma non solo per questo, io avevo bisogno di apprendere cose che sono sicuramente custodite da Rosa, che non a caso è anche riconosciuta a livello regionale come tutore delle tradizioni molisane. Ma davvero è un, diciamo, ha un grande sapere da cui non potevo che apprendere. E pertanto, insomma, se ricordi, ho bussato io per prima da te, poi mi vorrei fare tutto con Rosa, poi ho un problema economico al comune, sì, anche personale veramente, ma comunque al comune, e di fatto non si può fare tutto. Però insomma, abbiamo immediatamente, come dire, il primo sabato al Borgo io l'ho inaugurato con Rosa, il cartellone di Natale lo inaugurerò con Rosa, che chiaramente avrà poi un ruolo anche in più giorni. Ci dà tanto, ecco, ora dà anche al Mario Pagano, sta contenta di stare in quel bellissimo convitto. Tra l'altro qualche anno fa uscì un'indagine OCSE che diceva che gli studenti apprendono di più quando si trovano in un istituto bello, e quindi come dire, anche gli insegnanti rendono di più in un istituto bello, si vede. Grazie Rosa e buon compleanno, che oggi è il suo compleanno. Sì, 16 anni. Proprio 16, 16 precisi, se uno porta allo specchio mette il 16, esce la mia data, i miei anni. Grazie a tutti, grazie di nuovo a tutti voi. Saluto Tiziana De Santis, la bellissima voce
di Campobasso. Saluto la professoressa Antonella Presutti della Fondazione Cultura, che è rimasta dietro per paura che non la chiamassi, e dice fammi nascondere dietro così non la vede, ma io t'ho vista però. E saluto tutti voi, grazie per essere stati con me, con noi e con Campobasso. La nostalgia sottile faccia una moda spietta, ma sono scena in bietta e chiagnerà ma fa addosserà sta voce, se stancheranno a Camboascio. Quando è primavera mi sento chiudo guaglione e a Bascio Sant'Antuono mi sono ritornato, revere la fontana, la chiesa benedetta e la bocca che congetta su lette fa baciare. La nostalgia sottile facendo ma dispietta, non se ne scende in vietta che chiagnerà ma fa addosserò sta voce, se stancheranno cani.